Perfetto, siamo in diretta, anche in diretta streaming. Allora, benvenute e benvenuti al secondo, anzi al terzo evento, mi ero dimenticato il primo che avevo fatto io insieme a Silvia Giudici, tipico del sottoscritto. Benvenute e benvenuti al terzo evento di iFlats, il terzo webinar per questo 2022. È un webinar che è all'insegna dello storytelling. Quindi diciamo che ho chiamato un mio amico personale, ci conosciamo da anni, Antonio Monizzi. Secondo me è uno dei massimi esperti italiani sullo storytelling e sul public speaking e non conta il fatto che è un amico, conta il fatto che è un esperto di public speaking e storytelling. Per chi lo conosce già, è l'occasione per me compreso, ovviamente, per conoscerlo meglio rispetto alle tante cose che fa, ma insomma io non gli voglio togliere poi spazio rispetto alla sua presentazione. Per chi non lo conosce, è l'occasione per comprendere anche l'amore e la passione che ci mette per questo lavoro. Anto, lo chiamo lavoro? Mi pare un po' riduttivo chiamarlo lavoro. Aspetta che sei con l'audio disattivato. Sei con l'audio Chi mi ha disattivato? disattivato l'audio? Tu mi hai Io, disattivato probabilmente io perché ho fatto disattiva audio per l'audio. Allora, tutti. mi fai gli scherzi, mi fai. Oh, lo Zoom è mio e faccio come pare. Cominciamo, non cominciamo. A posto. Mi sembra assolutamente giusto. No, allora, quello che voglio dire è che proprio stamattina, Stefano, parlando di questo evento, devo dirti che è una settimana particolarmente intensa per me. Sono partito in realtà il fine settimana scorso. Mi hanno chiesto di parlare del mondo digitale e di cyberbullismo a dei ragazzi di prima e di seconda liceo. Ed è stata un'esperienza molto intensa e molto impegnativa anche emotivamente. Io chiedo se è possibile a qualcuno che ha il microfono attivato Sì, con. guarda, tanto ci penso io, Antonio, non ti preoccupare, poi ci penso io a gestire tutti. Sì, tanto No, perché ancora siamo. c'era un rumore di Sì, no, fondo. lo sentivo, lo sentivo. Allora, mi presento per chi rapidamente, perché poi do subito la parola a Antonio, ma mi presento rapidamente per chi non mi conosce ancora. Io sono Stefano Cera, sono il presidente della delegazione del Lazio di AIF, Associazione Italiana Formatori. Siamo quasi tutti soci, però c'è qualche non socio, per cui permettetemi soltanto di condividere al volo il nostro sito. È il sito di riferimento ovviamente tanto per AIF nazionale quanto per le varie delegazioni e se voi andate in questa pagina diciamo sul chi siamo ci sono tutte le delegazioni presenti, ovviamente trovate anche informazioni su AIF Lazio. Allora, vi dico subito perché iscriversi ad AIF? Magari anche c'è anche qualche socio che magari ancora per quest'anno è ritardatario. Perché iscriversi ad AIF? Beh, semplicemente perché si entra a far parte di una grande comunità. Vi potrei parlare diverso tempo, cosa che ovviamente mi guarderò bene dal fare, di quello che è stato per me AIF. Solo per un motivo vi dirò soltanto una cosa: è stata l'occasione per integrare e aumentare le mie competenze professionali. Questo basta. Poi tutto il discorso del networking, tutto il discorso della comunità, tutto il discorso anche, se volete, dell'impegno, perché insomma essere presidente di una delegazione come quella del Lazio, e oggi poi ci sarà sicuramente anche qualche collega del direttivo del Lazio, è un bel impegno, è un impegno che però metto e mettiamo insieme ai miei colleghi ben volentieri a disposizione dei soci del Lazio e non solo, perché con i webinar noi siamo in contatto praticamente con tutti i soci d'Italia, perché riteniamo che far parte di questa associazione sia qualcosa che ti permette di avere un, diciamo così, anche un senso di appartenenza più ampio rispetto a un lavoro che poi spesso ci capita di fare a livello singolo o a livello magari di piccoli gruppi. Quindi entrare a far parte di una comunità più grande, aumentare le nostre competenze e poi se volete c'è anche la parte formale, che dico sempre per ultima perché in realtà è comunque un aspetto molto importante, importante lo stesso. Se voi andate sul nostro sito e sulla pagina iscriviti, trovate sia l'elenco generale dei soci, ma anche il registro formatori che apro al volo. Quindi qui viene aggiornato ogni mese l'elenco delle persone che sono iscritte al registro dei formatori professionisti. Quando ci iscriviamo, ora è chiaro che non abbiamo il tempo in questo momento per andare a vedere un po' tutte le varie modalità per rinnovare l'iscrizione per chi ancora non si è iscritto per quest'anno o che magari non ci conosce ancora e vorrebbe iscriversi. Resto ovviamente io a disposizione.
Nella nostra pagina trovate anche il mio riferimento mail e quindi possiamo anche interagire tranquillamente alla fine di questo incontro. Vi ricordo rapidamente, prima di dare la parola ad Antonio, quelli che sono poi i nostri principali eventi, tra l'altro li trovate anche su questa pagina. Beh, intanto noi abbiamo il nostro convegno che si svolge in autunno, che è sempre un convegno che ogni anno focalizza l'attenzione su alcuni aspetti che caratterizzano la nostra professione, ma in termini, diciamo così, anche un pochino più ampi rispetto a quello che può essere un normale trasferimento di competenze. Abbiamo a maggio il convegno della formazione nella pubblica amministrazione che è gestita dall'amico presidente della delegazione della Sicilia, Salvatore Cortesiana, un mio caro amico, e devo dire che ha, insieme a un gruppo di lavoro, ovviamente non c'è soltanto lui, questa bella missione, possiamo dire, ogni anno che si rinnova, e ogni anno devo dire che insieme al premio, diciamo, al convegno della formazione della pubblica amministrazione, c'è anche il premio Basile, che è un premio ambito sui prodotti di formazione specifici nel mondo della pubblica amministrazione. C'è un premio che è anche però per le aziende, che è il premio Eccellenza della Formazione. Qui piano piano trovate anche un po' di link e se andate sul nostro sito li trovate tutti. Ci sono varie iniziative a livello nazionale e ci sono ovviamente le iniziative a livello regionale. Oggi state facendo un evento del Lazio, ma ogni delegazione, siamo 18 delegazioni regionali presenti sul territorio, e quindi è un'organizzazione decisamente capillare. L'anno scorso abbiamo chiuso con circa 1700-1800 soci, quindi rappresentiamo come AIF sicuramente un'associazione di punta nel mondo della formazione. Dicevo, ogni delegazione organizza i suoi eventi, quindi io vi invito ad andare sulla pagina calendario, che è quella che sto aprendo adesso, perché trovate aggiornato a livello settimanale quelli che sono i vari eventi, con tutte le informazioni per iscriversi e anche un po' tutte le varie modalità. Ovviamente cambia perché ogni delegazione ha una sua casella email, ha un suo riferimento e quindi diciamo che ogni delegazione ha la sua modalità diversa. Aspettate che sento sempre un rumore di sottofondo, quindi ridisattivo l'audio per tutti perché evidentemente qualcuno è entrato e è rimasto l'audio acceso. Quindi vi invito a visitare il nostro sito per saperne sicuramente di più. Vi do il mio riferimento personale stefano.cera@icloud.com per informazioni di dettaglio su tutte le nostre iniziative. Ovviamente io risponderò in generale su AIF, nello specifico per la delegazione del Lazio, ma vi invito anche sia soci che non soci a navigare sempre sul nostro calendario del sito perché trovate aggiornamenti su tutti gli eventi. E poi a livello nazionale, in questo caso, se poi andate sulla pagina Facebook, sulla pagina di AIF, trovate ovviamente anche in quel caso tutte le notizie su quelli che sono gli eventi, ripeto, aggiornate a livello settimanale. Bene, stavo finendo la mia presentazione su Antonio. Diciamo che oggi insieme ad Antonio faremo un bel lavoro. Un lavoro che noi secondo me possiamo vedere, io vi dico in questo caso lo dico da partecipante come voi. Vi invito a partecipare a questo evento di oggi pomeriggio con una duplice prospettiva. La prima, diciamo da formatore, da formatrice, rispetto a quelle che possono essere le varie potenzialità che un evento di questo genere così interessante ci può portare rispetto alle nostre attività. Il secondo, se volete, più intimo, ma non per questo meno importante, rispetto a quello che può essere il lavoro che possiamo fare su noi stessi e su noi stessi. Ecco, direi che questi due sono un po' gli obiettivi di questo pomeriggio. Detto questo, Antonio, lascio a te il gruppo e io ti seguo. E in bocca al lupo. Hai di nuovo l'audio disattivato perché l'avevo disattivato prima. Giuro che adesso andrò a fare interventi di cesello sull'audio. In bocca al lupo e buon lavoro, Antonio. Grazie Stefano, ma bocca al lupo, buon lavoro. In realtà sai bene che lavorerai con me oggi, quindi no, non far finta di non Io ci provo a defilarmi, ma resto qui ben far finta volentieri di a non ricordarmi. disposizione. In realtà giocheremo un po' insieme. No, allora, come dire, il punto di partenza in realtà è un po' anomalo. Devo fare due veramente proprio immediati, due postille. La prima postilla è che oggi siete vittime, non di Scherzi a parte e non di Candy Cameras, ma in realtà siete vittime di un esperimento. Okay? Perché quando Stefano mi ha chiamato, io ho detto, guarda Stefano, mi piacerebbe, come dire, fare una sorta di stress test, chiamiamolo così, a queste idee che ho messo insieme
nel tempo, negli anni a dire la verità, poi magari ve lo racconto anche un po' meglio, e mi piacerebbe sfruttarvi come esperti, okay, quindi una sorta di logica di do-des, chiamiamola così, in cui io metto a nudo quello che ho provato a studiare, provato a elaborare, a pensare, a organizzare, che qualche volta, che utilizzo nella mia prassi professionale quotidiana, quindi so di parlare dei colleghi, non degli allievi che sono qui per imparare, quindi nel senso che parlo a dei colleghi e a qualche amico, peraltro, all'interno di questo gruppo. Quindi questo è il primo presupposto. Il secondo presupposto è che stiamo giocando, da buon appassionato di jazz quale sono, un po' senza rete, ok? Quindi prima di passare a fare quello che tocca a me, cioè la parte che ho previsto di fare io, a me piacerebbe, Stefano, che un paio di persone, ma massimo tre, okay? Certo, va bene. Volontarie, ok? Visto che il tema è raccontarsi, provassero a raccontarsi. Ok? Quindi come lo fareste? Come lo fate, anzi, probabilmente, e poi magari scopriamo se c'è qualcosa che potete fare per migliorarlo, oppure va già bene così. Allora, tre volontari, oh, chiaramente qui già vedo qualcuno che dice vabbè, ma io oggi ero pronto qui a stare nel mio tranquillo, qui si lavora, quindi tre volontari, no, veramente non è... Capitati fuori la zona, al di fuori, beh, insomma, diciamo che, guarda, ho fatto una masterclass su public speaking proprio sabato, io ho detto che per me il public speaking, la comunicazione efficace in pubblico, è proprio una competenza in cui si va decisamente fuori dalla zona di comfort, quindi oggi, no, con l'amico Antonio non potevamo non stare all'interno di questa dimensione extra zona di comfort. Io sto chiacchierando come fa Amadeus al Festival di Sanremo per darvi tempo di raccogliere idee e di fare voi. Dice, vabbè, ok, mi lancio. Non mi fate chiamare, non voglio chiamare, ma se del caso sarò costretto a farlo. Quindi qualche nome già ce l'ho. Quindi, dai, volontario numero uno o volontaria numero uno. Anche perché appunto... Allora, chi si presta? Vediamo un po'. Okay, ecco. Lazio Formatori Timidi, cos'è? Fazio, Associazione Italiana Formatori Timidi, AIFT, facciamo. Guarda, secondo me ce n'è una che io lo leggo negli occhiali, che vuole... Eccola, guarda che... Già lo leggo dal sorriso io. È lo stesso nome che pensavo io? Tra l'altro sì, penso proprio di sì. Tra l'altro sta scuotendo la testa, quindi vuol dire che ha capito. E anche perché devi sapere, Stefano, che con Maria Vittoria noi ci siamo conosciuti in un modo meraviglioso, in un esperimento anche in quel caso, ah. Ed era Clubhouse, il momento in cui era on fire. Sì. Siamo stati entrambi invitati a chiacchierare della nostra vita. Maria Vittoria, te la senti di fare questa prova? Così spintaneamente, ecco. Va bene, ci provo. Ok. Grande, allora, Maria Vittoria. Regola. Va bene, ci provo. Presentazione molto sintetica, quindi dai 3 al massimo ai 5 minuti, non di più. Io partirei da una citazione che mi piace tantissimo, che è quella di Jung. Io non sono ciò che ho deciso, cioè io non sono ciò che sono, ma sono ciò che ho scelto di diventare. Che io la sento molto mia. Nel senso che essendo un formatore e comunque una persona sempre in crescita, in continuo divenire, quello che sono lo scelgo io. Quindi divento anche parte attiva di quello che è il mio processo di apprendimento, lungo poi tutto l'arco della vita. Ok. E che altro ci dici di te, Maria Vittoria? Cosa dico di me? Da un punto di vista personale o professionale? Cosa volete sapere di più? Lascio scegliere a te. Posso dire che oltre a essere un formatore, perché mi occupo di formazione in ambito universitario, sono anche un professionista sanitario, quindi coniugo queste due cose, oltre anche a un'ultima passione che è emersa in questi ultimi 2 anni, che è quella per il coaching e l'intelligenza emotiva. Quindi cerco di coniugare tante cose, mettendoci anche quello che fa parte pure della mia vita personale, quindi il canto, perché il canto mi aiuta ad esprimere le emozioni, il canto pop,
scegliendo poi ovviamente delle canzoni che sento, perché ovviamente dovendole cantare le interpreto anche. Quindi Wow. c'è tutto un mix, insomma. Ottimo, ottimo. Maria Vittoria, tanta roba. In due parole, tanta roba, tanta roba. Ottimo. Oh, ok, grazie Maria Vittoria. Poi mi fermo. No, puoi continuare, poi, insomma, ancora qualche istante, se vuoi. Scegli tu. Se ti fermi. Ok, No, mi fermo qua. allora ti faccio una domanda e Sì. faccio una domanda a tutti gli altri, ok? La faccio a te, Maria Vittoria. In realtà gli altri la faccio, ma se la tengono per loro la risposta, ok? Mi interessa la tua risposta, Sì. in questo caso specifico. Dimmi. Ti sei presentata, ok? Sì. Mettiamola così, due parametri che noi dobbiamo mettere a verbale nel nostro mestiere, ok? E dobbiamo accettarlo. Partiamo subito da questa cosa, che ci sono due elementi che dobbiamo tenere in considerazione, forma e sostanza, ok? Cioè, è vero che a noi piace pensare che la sostanza è quello che è importante, però siamo in un'epoca e in un mestiere in cui la forma conta in maniera significativa, ok? Dal mio punto di vista, in realtà, è un dibattito poco interessante quello che ci dice che la forma è meno importante, la sostanza, eccetera, eccetera. Credo che in realtà, in un modello yin e yang di equilibrio del mondo, della vita, eccetera, si equilibrino. Quindi ti faccio una domanda di auto-percezione. Se dovessi darti un voto, ok, non mi interessa il voto, ma di questa tua presentazione che ti ho fatto fare a gamba tesa, a freddo, senza essertela preparata, sei contenta? Dici dentro di te, avrei potuto fare meglio. Avrei potuto fare meglio. Avrei potuto fare meglio. Sì, Ok. ma possiamo sempre fare meglio, se Per no non saremo forza di cose. formatori. Per forza di cose, faremo un'altra roba alla fine. Ok. Maria Vittoria, grazie Niente, intanto grazie della tua a te Antonio. presentazione. E grazie per aver rotto il ghiaccio, quindi per esserti prestata al gioco. So che anche facendo questo mestiere, poi comunque in qualche modo rompere il ghiaccio non è sempre facile. Molto Quindi, molto spintamente. spintamente. Vabbè, dai, te l'aspettavi, la vita, ammettilo questo. Sotto Vedi, lo sapevo. Qualcun altro vuol provare a raccontarsi, anche Ops. partendo da quello che ha sentito, quindi provando, come posso dire, a ricalcare da una parte oppure a... Oh, Sabrina! Oh, Buonasera a tutti. Ciao la Sabrina, voce ben l'abbiamo persa, trovata. Sabrina. Buonasera a tutti. Allora, io sono appunto Sabrina Pollon e dal 1997 sono nel magico mondo del telemarketing. E quindi so bene che quando si parla di call center, tutti iniziano a tirare fuori i crocifissi, no? Quindi so che è un argomento spinoso di suo, ecco. Un po' come tutti quelli che hanno iniziato a fare questo mestiere, anche io ho cominciato proprio, come si dice, dalla gavetta, quindi ho cominciato a telefonare, a fare l'operatrice perché avevo bisogno di un po' di soldini, dovevo finire di laurearmi in giurisprudenza, avevo bisogno di lavorare e ho detto, ma sì, dai, intanto faccio questo lavoro qui, che è lo spirito con cui iniziano tutti a intraprendere questa attività. Poi negli anni questo tipo di lavoro mi ha affascinato, è un modo diverso, diciamo, di relazionarsi con le persone attraverso lo strumento telefonico e quindi sappiamo bene quali sono le differenze tra la comunicazione vis-à-vis e invece quella solo attraverso l'apparecchio telefonico. Mi è piaciuto sempre di più e quindi ho deciso di approfondire questo argomento che in realtà non approfondisce quasi nessuno, ecco. E quello che mi ha diciamo che mi ha spinto fino adesso è quello di Ehi, si è frizzata Sabrina. Eccola. Far comprendere che se attività che si fanno al telefono, diciamo, se si seguono delle regole, se diciamo, si applicano i principi che poi invece si applicano normalmente anche alla comunicazione attraverso qualsiasi altro strumento, può essere fatto in maniera professionale, d'accordo? E quindi sto cercando di fare una cosa un po' come Don Chisciotte contro mulini a vento, invertire la tendenza che c'è nel considerare questa attività in maniera molto negativa. Tutto qui. Wow, un flusso di intensità Mica incredibile. male, eh? Mica male, grazie Sabrina. Bellissimo, bellissimo. Grazie Grazie a Sabrina. voi, grazie a voi. Grazie Sabrina. E Sabrina, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Maria Vittoria. Okay. Una tua autovalutazione, come ti sei sentita? Non è importante, ci ripeto, qui non sto facendo una valutazione di tipo tecnico, eccetera, però
valuta la tua forma, la tua sostanza e dimmi da 0 a 10. Da 0 a 10, diciamo 6,5. Come sei severa, come sei severa. Oh, beh, però, quindi vuol dire che c'è qualche spazio di miglioramento. Certo che sì, certo che sì. Bello, fantastico. Questo ci dice che non si finisce mai di imparare, e quindi va benissimo. Intanto, complimenti per l'intensità e per la energia che hai messo nella voce. Ci sono degli elementi che poi riprenderemo più tardi. Ok, non c'è due senza tre. Due donne, wow, questo Eh ci beh, donne è adesso, meglio. certo. Vediamo se qualche maschietto Vediamo vuole. un po' se qualche maschietto decide di Però va unirsi bene alla anche tre donne, presentazione. perché per No, carità. va bene lo stesso, per carità, però insomma, dai. Io un nome ce l'ho, eh? Di un maschietto ce l'ho, eh? Eccolo là, Michele, ho già fatto il nome a caso, Michele, il nome a caso, dai. La prossemica di Michele mi diceva Dai, che lui sarebbe sì, stato stava il lì, dice, vabbè, primo. Non so io perché. non volevo rompere il ghiaccio, grande però Michele, vabbè, grande ci sono. Michele. Ma allora, chi sono? Mi chiamo Michele Curatella, sono un formatore, o meglio, come mi piace definirmi, un manager, perché la mia storia è legata alla direzione di diverse aziende, che si è prestato alla formazione nel tempo. Sono stati due elementi in particolare della mia vita professionale che mi hanno un po' segnato poi la mia carriera successiva. La prima è stata che come dirigente ho subito come capo, ho assistito un incidente grave sul lavoro e quindi da quel momento ho incominciato ad appassionarmi proprio alla sicurezza nel mondo del lavoro ed è quello che faccio come formatore. E quello mi ha segnato tantissimo perché effettivamente mi ha portato a essere addirittura molto focalizzato e finalizzato affinché tutte le persone che lavorassero con me lo facessero con la convinzione di farlo nell'assoluta sicurezza. E poi ho incontrato un mio, lo chiamo maestro, che si chiama Luciano Ziarelli, che è uno storyteller, mi ha fatto conoscere il mondo di Ernest Shackleton, e quindi da lì mi sono appassionato allo storytelling e quindi ho unito le due attività, quindi fare il formatore utilizzando lo storytelling, cercando di far raccontare le storie ai partecipanti dei miei corsi, quindi coinvolgendoli soprattutto emotivamente. Quando parlo di coinvolgimento, parlo cercare di far raccontare a loro le loro storie, perché solo così riesco anche a capire meglio, quali sono poi i temi su cui poi far leva per cercare di catturare non solo la loro attenzione, ma soprattutto, il loro convincimento su quello che stiamo facendo, su quello che stiamo cercando di divulgare anche nel mondo del lavoro, che oltretutto non a caso gli ultimi mesi non sono stati certo d'esempio proprio sulla sicurezza del lavoro. Anch'io amo tantissimo la musica jazz, manca qui Paolo Viele, un altro del Conosco nostro direttivo che è un altro appassionato di bene. jazz. Mi piacciono gli animali, e mi piace il teatro e quindi credo che siano tutte cose che cerco proprio anche di sfruttare per la formazione. Formazione che la mia spesso è molto tecnica e quindi il cercare di divagare un attimo anche su delle forme più emotive, emozionali, permettono anche un miglior apprendimento. Questa è un po' la mia strada, ecco, questo è quello che sono. Grazie, Fantastico. grazie Intanto, Michele, grazie per Shackleton, che Michele. Maestro. è una storia magnifica, no? Come posso dire? Pensa che io sfrutto anche la storia che conoscono in pochi, di Mrs. Chippy, che è il gatto che è stato, si è intrufolato nella nave durante tutta la traversata. Io poi sono un amante di gatti, quindi da lì mi sono avvicinato poi a tutta la storia di Shackleton. Storia bellissima, immagino che forse che molti di voi la conoscano. Per chi non la conoscesse, consiglio il lungometraggio trasmesso da Piero Angela, Bello, e in realtà c'è anche la versione breve di Alberto Angela, però sono tutte e due molto molto interessanti. Storia affascinante per chi si occupa di leadership, penso insomma un caposaldo irrinunciabile, mi verrebbe da dire. Quindi
Michele, grazie per questa nota. Peraltro il mio secondo nome è Michele, quindi... Antonio, mi fai dire una cosa su Shepperton? Assolutamente. È che insomma noi oggi parliamo anche di, in qualche modo faremo dei riferimenti anche alla musica jazz, però non ci dimentichiamo che su Shepperton c'è stata anche una grande canzone di Franco Battiato, che è anche un modo per ricordare uno degli autori più grandi della musica italiana. Quindi vi invito, è di qualche anno fa ovviamente, ed è una canzone splendida che ripercorre proprio le gesta e l'avventura di questo grande comandante. Assolutamente. Straordinario. Bene, grazie a chi ha voluto darci queste indicazioni. Michele, faccio a te la stessa domanda che ho fatto a tutti. Com'è andata? Benino, 7. Si può sempre fare meglio. Siete severi. Come tutti i colleghi, siete giustamente severi con voi stessi. Io vi avrei dato voti più alti, ve lo dico serenamente. E, un po' a tutti, grazie. Ok, allora partiamo. L'incontro di oggi, quando Stefano mi ha chiamato, mi ha detto, mi ha detto di che vuoi parlare? E io ho detto, guarda, in realtà io ho una scommessa che sto portando avanti in questo periodo della mia vita e mi piace mettere insieme queste due macro competenze, questi due attrezzi meravigliosi che sono la narratologia, mi verrebbe di chiamarla in italiano se posso permettermi, e non tanto storytelling, e in qualche modo l'arte della retorica, che è parlare in public speaking. Il mondo mi chiede di usare le parolacce inglesi e io in qualche modo lo concedo, anche se in realtà poi quando ho rotto il muro del marketing, che è una parola importante, che fa parte della mia conoscenza, mi piace poi sposare questa logica. Quindi un viaggio tra storytelling e public speaking per narrare se stessi in un mondo sovraffollato. Ci ho pensato un bel po' a sto titolo, quindi non è uscito fuori proprio immediatamente. Perché? Perché io non so se voi, insomma, ci avete fatto mente locale, ma c'è un bellissimo sito che vi consiglio di andare a visitare. Si chiama World Matters. Sono i numeri del mondo. Non so se qualcuno di voi lo conosce. Ebbene, voi scoprirete che in questo momento, oggi, stamattina, ci vado quasi tutti i giorni, mi diceva che siamo diventati quasi 8 miliardi di persone sulla faccia della Terra. Quasi 8 miliardi di persone, e io non so quanti di voi sono consapevoli che 50 anni fa, 1970, noi sulla faccia della Terra eravamo meno di 4 miliardi, quindi più o meno la metà. Cioè, ci abbiamo messo 150 milioni di anni per diventare 4 miliardi, ci abbiamo messo 50 anni per passare da 4 miliardi a 8 miliardi. È un dato che mi fa pensare, mi fa riflettere. Lo condivido con voi. Quindi vuol dire che siamo in un mondo sovraffollato. E essendo occupato per tanto tempo di marketing, fra un po' racconterò la mia storia, datemi solo un attimo, voglio solo fare questa piccola premessa. Essendomi preoccupato, diciamo, di marketing per molto tempo, e continuo a studiarlo, continuo ad averlo fra le mie competenze, beh, parto da una regola aurea del marketing che vorrei condividere con voi, che noi formatori dovremmo portarci a casa. Okay? Questa regola aurea del marketing, secondo Antonio, la potreste chiamare, è: partite dal presupposto che al mondo di voi non freghi assolutamente nulla. Che questo fosse un elemento condiviso. Cioè, quando noi partiamo, entriamo in un'aula, vogliamo raccontare qualcosa a qualcuno, non immaginiamo che non aspettavano altro che ascoltare noi. Cioè, probabilmente tutt'altro, ok? Perché, come diceva una bellissima pubblicità di tanti anni fa, citando questa pubblicità, si chiamava Yoplait, e la pubblicità faceva più o meno: ma con tanti yogurt che c'è, c'era proprio bisogno di Yoplait? Non so se qualcuno di voi ha l'età giusta per ricordarsela, ma è una domanda essenziale che tutti noi dovremmo farci e dovremmo anche lavorare per cercare la risposta. Perché l'elemento fondamentale di questo viaggio sta qua. Proviamo a fare qualche passo avanti. Vi ho detto che volevo raccontarvi. Beh, intanto una cosa che credo di aver imparato nel mio viaggio tra public speaking e storytelling è che presentarsi è un pezzo fondamentale della storia. E mi sono accorto che c'è un signore
che è straordinario nel presentarsi, si chiamava Bond, James Bond. Perché James Bond faceva una cosa fighissima, no? Non so se ci pensate. Provate a immaginare se Bond si presentasse in questo modo. Buongiorno, sono Bond, James Bond, passavo di qua. Non funziona tantissimo, no? Invece Bond cosa fa? Arriva e con una voce esplosiva ti arriva e dice Bond! E con questo tono di voce, ok? Che vuol dire che in qualche modo è una sorta di scossa elettrica, mi riprendo. Poi fa una pausa, ok? E dice James Bond. Perché anche se siamo professionisti della comunicazione e studiamo, come dire, Vaslavic a colazione e Bandler a cena, in qualche modo, tutto sommato, tutti noi abbiamo una sindrome quando incontriamo gli altri. E questa sindrome è la sindrome di quando l'altro si sta presentando, io sto pensando, fra un po' tocca a me parlare, adesso che devo dire, non sto ascoltando. E quindi capiterà spesso a molti di voi qualcosa del genere. Quando l'altro sta parlando, a me sta venendo in mente, come cazzo è che si chiama questo, porca puttana? Non so se vi succede. Ok, qualcuno mi dà l'impressione che questa sindrome lo colga. E allora quando voi vi presentate come, mi chiamo Monizzi, Antonio Monizzi, magari sorridendo, che sennò sembra una sentenza di morte, ok, in qualche modo questo può essere efficace. E quindi introduciamo già subito un concetto meraviglioso, per esempio lo vorrei dire a Sabrina, che prima si è presentata. Sabri, non so se te l'hanno detto, hanno inventato le pause. Okay. Cioè, quando noi parliamo, non è detto che dobbiamo arrivare da A a Z in 20 secondi netti, senza respirare o anzi in una sola emissione di fiato, eccetera. Possiamo fare pause, anzi sono incredibilmente utili. Perché probabilmente una delle cose che discuteremo oggi, che vorrei portare in condivisione con voi oggi, è la varietà. Okay? Le tre persone che si sono prestate a fare questo esercizio, in modo più o meno riuscito, più o meno efficace, avevano un asse di miglioramento, un po' tutte. Sapete qual era? La varietà. Quello di condire con degli elementi che poi vedremo a un certo punto della nostra chiacchierata, d'accordo? Perché io probabilmente ho una voce calda e sensuale, io magari ho una voce squillante, roboante, io magari ho una voce più sottile, sono una persona più cerebrale, ma in realtà tutti questi elementi possono essere sapientemente usati, così come un cuoco che fa una ricetta può realizzare tutti insieme. Questo è il primo passaggio. Quindi, e devo dire che tutta la mia storia, Once Upon a Time, 24 ottobre 1968, a Napoli. Non so se fosse una notte buia e tempestosa, ci starebbe bene, ma così è andata. Sono arrivato a mezzanotte, peraltro, quindi voglio dire, insomma, tutto sommato, anche questo deve essere un elemento significativo. Ho un rapporto con la mia città, dove non ho mai abitato, particolarmente forte e intenso. Mi sento fortemente napoletano e credo che quella città mi abbia dato molti elementi che troverete nella mia chiacchierata. Anni fa stavo leggendo questo libro, Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farsi d'amici. Per me è stata, come posso dire, un'epifania, mi verrebbe da dire. Perché davvero mi ha aperto, io prima mi occupavo di marketing, poi ho capito che da grande volevo fare quello che faceva Dale Carnegie, che ha scritto un libro nel 1934 che tutto sommato rimane incredibilmente attuale. E questo in qualche modo caratterizza il mio viaggio. Ma insomma, che faccio nella mia vita? Questo, aiuto persone e professionisti a raccontarsi attraverso il public speaking e lo storytelling, proprio il mio mestiere. Proprio il mio lavoro, proprio quello che faccio. Lo faccio in tanti modi, lo faccio per le singole persone, lo faccio per alcune aziende, insomma, e lo faccio soprattutto per i miei allievi che mi ritrovo nei corsi di formazione che tengo con alcune scuole di formazione. Come ci sono arrivato? È affascinante. È un percorso abbastanza tortuoso, come tutti i percorsi che si rispettino, quello che mi ha portato fino a qua. È stato un percorso fatto di cadute e di risalite. Perché, per esempio, posso dirvi che io volevo fare il cuoco. Da ragazzino, 13 anni, papà architetto, mamma assistente sociale, una mattina sono andato da loro e ho detto «Mamma, papà, voglio fare il cuoco!»
che mi sembra un pochino come Grisù che diceva che voleva fare il pompiere, no? Non so se ne do idea, uno fa il drago, vuole fare il pompiere, una roba abbastanza contorta. E volevo fare il cuoco, però ero un ragazzino di 13 anni, un po' nerd, questo termine allora non si usava, ma lo ero già allora, mi piaceva studiare, ero insomma una specie di piccolo intellettuale, e quindi avevo avuto questo amore della cucina perché mi erano capitati sotto mano i libri di Carême, di Escoffier, dei grandi cuochi francesi. Poi mi sono ritrovato in un mondo della cucina, quello della scuola alberghiera, probabilmente senza il talento sufficiente del grande cuoco, e ho capito che la mia vita sarebbe stata probabilmente fra uno che mi diceva «Oh, hai visto la gnocca che è passata?» e un altro che mi diceva «Oh, passami la bistecca!» Mi sono detto che forse non era quello che volevo fare da grande. E allora, siccome sono anche una testa abbastanza dura, come dire, ho cercato di superare questi imprevisti che fanno parte del gioco, rinunciando anziché rinunciare, ho deciso di fare un master in economia tecnica per il turismo e quindi di continuare nel mondo del turismo. Ahimè, anche questa cosa non è andata come immaginavo. Ho cominciato a lavorare in un gruppo, si chiamava Jolly Hotel, è fallita, non per colpa mia, potete ridere, fa parte delle regole del gioco, avevo scritto un contratto con Stefano prima del corso, va bene, è previsto. E dicevo, a un certo punto mi ritrovo in un altro mondo, ancora una volta, cercando di vincere la mia avventura, e anche quella si ferma all'improvviso. Il mio capo di allora lascia l'azienda e non mi porta con lui come succede nei film americani, ma mi dice salve, io vado, arrivederci. Anche lì sono rimasto al palo. E sono finito per puro caso dentro un mondo completamente diverso da quello che io mi aspettavo, è il mondo della grande distribuzione organizzata. Ho cominciato a lavorare prima per Carrefour e poi a un certo punto per Leroy Merlin. Quella che io vi sto raccontando a tutti gli effetti ha molto a che fare con storie di bachi e di farfalle. Come dice Lao Tzu, quello che per un baco è la fine del mondo, per tutto il resto del mondo è una farfalla. Ed è la verità, perché a un certo punto del mio percorso io sono entrato in burnout. Non ci giro attorno, lo dico con tutta la franchezza e la serenità di questo mondo. Mi sono trovato in un'azienda in cui guadagnavo tutto sommato piuttosto bene, casa pagata, azioni a fine anno, un certo tipo di benessere, ma dentro di me le cose non funzionavano. Siccome, come dire, la mia razionalità non mi permetteva di superare tutto questo, ci ha pensato qualcos'altro, la mia psiche, e che mi ha detto, ok, tu qui ti fermi e cerchi un'altra strada. E l'altra strada per me è stata Antonio Monizzi, formatore, okay? Perché quello era quello che volevo fare da grande. In realtà avevo anche un altro sogno, che era quello di aprire un'agenzia di viaggio, ma a un certo punto ho capito che potevo buttare via dei soldi oppure seguire davvero il mio cuore, e il mio cuore batteva per fare il formatore. Quello che mi guida in questo percorso è il mio motto, che è vince chi impara. E no, per non scordarmelo, me lo sono pure stampato sul mio braccialetto che porto sempre con me. Bene, questa è la mia storia. Questa è la storia che mi porta oggi a raccontarvi me stesso, a raccontare il mio lavoro, le cose che faccio. Però all'interno di questa storia c'è qualcosa. All'interno della narrazione che ho fatto di questa storia ci sono degli elementi che per adesso lasciamo lì, fra un po' li affrontiamo in maniera un po' più organizzata, in maniera un po' più precisa. Intanto mi permetto, l'avevo detto a Stefano, soltanto un momento di promozione, e che anche, tra virgolette, perdonatemi, una sorta di call to action, chiamiamola così, come strumento di misurazione del come è andata la chiacchierata che abbiamo fatto, no? L'importanza di riuscire in qualche modo anche a misurare quello che stiamo facendo. Bene, io ho un gruppo, si chiama Antonio Monizzi Racconta, lo trovate su Facebook, Maria Vittoria lo conosce bene, insomma è una, ogni tanto condivido anche le sue cose, e ho anche un talk online, lo faccio il martedì sera. Parlo di quello che mi piace, di libri, di storie di impresa, di persone, di cose che mi hanno colpito. Ieri sera ho parlato di Soul,
il film della Walt Disney, e quindi mi piacerebbe che qualcuno di voi avesse il piacere di decidere di partecipare a questo gruppo. Maria Vittoria, vale la pena? Non lo so, puoi dire di sì, puoi dire di no. Ok. Questo era un piccolo spazio pubblicitario, un po' alla Coca-Cola, un po' alla Vasco Rossi. Cominciamo a entrare nel vivo. Riprendiamo da dove ci siamo fermati. Raccontarsi. Un viaggio tra storytelling e public speaking per narrare se stessi in un mondo sovraffollato. Io vorrei condividere con voi un po' di video e poi dopo vi darò tutti i link, quindi voglio dire, vediamo un po'. Public speaking. Focalizziamoci un attimo sull'aspetto public speaking. Vi vorrei far vedere un paio di cose, ok? Non so se questo signore lo conoscete, mi invito ad ascoltarlo. Ospitiamo nella nostra città il riconoscimento ufficiale da parte della comunità internazionale della massima organizzazione planetaria, qual è l'ONU, che siamo in grado di ospitare, promuovere, gestire appuntamenti e manifestazioni di spessore mondiale. Grazie e siamo onorati per questo grande evento internazionale che l'ONU ha voluto dare questa possibilità a Napoli. Napoli è una metropoli particolare, che in alcune occasioni ho anche definito estrema, riferendomi ad alcune sue caratteristiche decisamente uniche. La nostra è l'area urbana italiana con maggiore densità abitativa, che si sviluppa su un territorio su cui insistono ben due aree vulcaniche. Urbanisti, economisti, ingegneri ed architetti qui trovano un banco di prova duro ed estremo per le loro teorie e i loro studi. Chi più di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la sesta edizione del World Urban Forum? Ma non basta. Ok, vabbè, ci possiamo fermare qua. Abbiamo, come posso dire, visto, sto leggendo un libro in questi giorni, si chiama 7 lezioni e mezzo sul cervello, di Lisa Feldman, eccetera, dove parla di una creatura, si chiama Anfiosso, ok, una delle creature più antiche, è una diciamo, quasi monocellulare. Diciamo che questo, come posso dire, è proprio l'elemento zero del public speaking, ok? Volevo farmi notare tutti gli elementi straordinari di questo public speaking, come dire, l'eloquio, no? Come posso dire, la dizione, la perfetta padronanza dell'inglese, non so se ci avete fatto caso, word, non so che cosa, forum, eccetera. Poi la scioltezza, l'eleganza, proprio, cioè, un eloquio veramente alto e raffinato, no? Che ne pensate? Non male, eh? Stefano, te lo potresti ospitare qualche corso di professione? No, sai che c'è. Qua io devo dire, ho cominciato a ridere, sembrava un cane che abbaia. Così, ecco, capito? Okay. Benissimo. Diciamo che, insomma, questo signore è piuttosto famoso. L'attuale governatore della Campania, Vincenzo De Luca, lo ha chiamato sterminatore di congiuntivi. Quindi già vi fate un'idea di cosa possa essere questo. Quindi abbiamo visto, come posso dire, il public speaking come non si fa, si direbbe. Ok, siccome io credo molto nella didattica dell'errore, ok, avete un esempio di cosa non dovete fare. Voi imparate tutte le cose, non servono, lui ce le ha spiegate tutte, quindi io lo ringrazierei per questo meraviglioso esempio. Bene, primo passaggio. Allora, facciamo un po' una evoluzione da questo punto di vista. Vediamo di vedere un altro esempio, ok? Allora, questa è una meravigliosa, come posso dire, imitazione di Checco Zalone, quando ancora faceva il comico, adesso è diventato un intellettuale colto e raffinato. E niente, guardiamo. Ha visto Caso dalle Nubi, crede nel principio di uguaglianza. Crede. È lui, ma sarà Nico. Niki è lui. Niki Vendor, sì, è stato lui. Io so che sì, si ne ha visto il film, che ti è? L'ho conosciuto, non è che siamo amici, però
mi ha scritto una recensione. Sì, mi ha fatto una recensione del figlio di Nicky. Mandami le tue impressioni in breve, gli ho detto. E te l'ha mandato. Sì, mi ha mandato questo fax ultimo suo. Recensione. Non l'ho mai letta. Recensione di Nicky Vendola, il film Accanto da un attimo che entro nel personaggio. Ecco, osservo che questa tua pellicola mette in scena un'umanità silente e sottomessa che suffume sentimenti screziati della solitudine e dell'abbandono del sud. Quel sud, periferia dell'esistenza, teatro delle sperequazioni, preda del più bieco protocapitalismo che puerpe e turpe nel terreno della disillusione, del disincanto dislessico e dispotico, non ha saputo oltrepassare i pregiudizi di una mitologia negativa che ha cosparso le nostre coscienze di suggestioni sinistre e escludenti, sublimandole della sobrietà dei nostri padri contadini che nell'alfura carsica hanno visto di disattese le loro risposte alle istanze creative. Il tuo cinema schiva la liturgia retorica e vetusta dell'autocompiacimento e fa del suo dolore, della sua disperazione, un grido ridente e burlesco di liberazione. Non capito un cazzo, ma è bellissimo. Ecco, non ho capito un cazzo, ma è bellissima, scusatemi l'inglesismo. Credo che sia in qualche modo l'espressione che ci capita, dai, qualche volta quando ascoltiamo qualcuno parlare. Meraviglioso, un eloquio straordinario, una cultura impressionante, come dire, lo Zingarelli utilizzato in tutta la sua profondità e la sua ampiezza, però francamente io non ci ho capito una mazza, ok? Ora vi faccio una confessione, una piccola regola aura che mi porto a casa da un po' di tempo. Cito un film che a me è piaciuto tantissimo, ma immagino che molti di voi lo abbiano amato, che era Philadelphia, non il film su Kaori, ma quello con Tom Hanks, giovanissimo, in cui c'è un grandioso Denzel Washington che secondo me condivide una delle regole auree della buona comunicazione. Me lo spieghi come a un bambino di 3 anni, ok? Cioè, quando tu spieghi qualcosa a qualcuno come a un bambino di 3 anni che non è scemo ma ha solo 3 anni, ok? Ecco, è già qualcosa che può avere una grande efficacia, ok? Quindi questo è il secondo presupposto. Per cui abbiamo visto public speaking a livello 0, public speaking a livello pro, che però non si capisce, quindi probabilmente ci abbiamo da rivedere qualcosa. Ora io vorrei condividere con voi invece un discorso in pubblico di straordinaria efficacia, probabilmente il più grande discorso in pubblico che abbia visto mai fare a qualcuno o a qualcosa, scegliete voi. Ok, è una pubblicità e questo secondo me è il discorso perfetto, no? Come posso dire? E lo fa persino senza usare una parola. C'è pure la call to action finale con la valigetta pronta, sfido io chi non lo vorrebbe adottare, un cane così. Ora, il problema è che però noi stiamo parlando di parlare in pubblico, noi dobbiamo imparare a utilizzare le parole e le parole sono fondamentali, quindi dobbiamo aspirare a quello che ci ha mostrato questo cagnolino, che però secondo me qualche lezione tutto sommato ce l'ha data, ok? E dobbiamo però aspirare a fare probabilmente qualcos'altro, ok? Dobbiamo probabilmente valutare qualche altra ipotesi.
Bene, questo era un po' per drammatizzare, ma anche per darci degli elementi di riflessione su quello che stiamo per raccontarci. La parola finale del titolo della nostra chiacchierata di oggi è mondo sovraffollato, cioè i due termini che chiudono questa frase. E io ci voglio tornare per un attimo a questo mondo sovraffollato. Perché? Perché il problema è che noi ci troviamo di fronte a un'epoca incredibile, diversa dalle altre. D'accordo? Noi abbiamo una serie di eventi che hanno probabilmente cambiato il nostro mondo e due li vorrei citare. Uno si chiama Facebook. 2007 circa in Italia è stato l'anno in cui Facebook ha cambiato un po' le nostre vite, e poi c'è stato un altro elemento che ha cambiato in maniera significativa le nostre vite, si chiama iPhone. Al di là del fatto che voi abbiate un iPhone o non ce l'abbiate, la nostra vita anche professionale è cambiata, ok? Oggi attraverso, come posso dire, l'evoluzione digitale, anche durante questa pandemia noi abbiamo avuto l'opportunità di poter continuare il nostro mestiere, molti di noi, attraverso quello che sono le derivazioni dell'invenzione in qualche modo dell'iPhone. E però siamo in un mondo sovraffollato, siamo in un mondo in cui ci sono troppi, tanti a proporre qualcosa. E faccio ancora una volta l'uso della metafora, o comunque in qualche modo del parallelo con la comunicazione persuasiva del mondo della pubblicità. Se ci pensate, io prima dicevo negli anni 70 eravamo 4 miliardi di persone, oggi siamo 8 miliardi. Non solo, ma negli anni 70 noi avevamo bisogno di guardare gli spot in TV, perché molto spesso gli spot in TV ci servivano per poter decidere se comprare quel prodotto o quell'altro prodotto. Era un vero e proprio mezzo di informazione. Oggi noi invece utilizziamo spesso e volentieri anche su internet, anche quando navighiamo nel web, dei sistemi di ad blocker, cioè che bloccano la pubblicità, perché non vogliamo messaggi persuasivi. Ok? Nel mondo della comunicazione, come posso dire, pubblicitaria, peraltro, succede un altro fenomeno affascinante, che si cominciano a inventare intorno agli anni 80-90 tutta una serie di tecniche di comunicazione cosiddette sovversive, il guerriglia marketing, il marketing tribale, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero la possibilità di catturare l'attenzione. Signori, l'attenzione è la parola chiave. L'attenzione è la cosa più importante per il nostro mestiere, per qualsiasi mestiere. Un'attenzione, se possibile, qualificata, selezionata, ma diventa fondamentale. Quindi questo è un po' il contesto, un po' lo scenario in cui noi ci troviamo a fare queste cose. Quindi tutte le tecniche di persuasione, come dire, accesa, spinta, fanno fatica a funzionare, fanno fatica a arrivare dall'altra parte, perché oggi abbiamo sempre di più mezzi, strumenti e abilità e allenamento e consapevolezza per evitare questi messaggi. E allora torna in qualche modo utile quello che è il mondo del raccontare storie, cioè una arte antica che è nata molto prima del marketing ed è appunto quella che possiamo chiamare storytelling. Io trovo straordinaria questa frase, l'ha pronunciata Brandon Stanton, non so se qualcuno di voi sa chi è Brandon Stanton, se non lo dico io, è l'inventore di un progetto che si chiama New York e qualcos'altro, adesso in questo momento mi sfugge il nome. Chi è Brandon Stanton? È un fotografo professionale che nel 2011 perde il lavoro, va a vivere a New York con la sua macchina fotografica, comincia a fotografare persone e crea Humans of New York, si chiama il progetto, lo potete cercare online, e cosa fa? Comincia a raccontare storie, fa una cosa bellissima, cioè mette le foto delle persone che lui con la sua Canon EOS 7 3D, non mi ricordo che cosa, fotografa queste persone, pubblica sul suo sito queste persone e racconta le loro storie. Un successo pazzesco, un successo incredibile. E questa sua frase io la trovo bellissima. Non c'è nessuno che non potresti imparare ad amare una volta che hai sentito la sua storia. Brandon Stanton. E facciamo però
un passo indietro. Mi piacerebbe leggervi, ovviamente se qualcuno ha curiosità, domande, anche insulti o cose del genere va benissimo, quindi voglio dire bloccatemi, interrompetemi quando volete. Io volevo condividere con voi un pensiero di un signore che io amo molto, si chiama Harari, è uno scrittore piuttosto interessante, che dice questo. 100.000 anni fa, nel suo libro Sapiens, che consiglio vivamente a tutti, 100.000 anni fa almeno 6 specie di umani abitavano la Terra. Erano animali insignificanti, il cui impatto sul pianeta non era superiore a quello del gorilla, lucciole o meduse. Oggi sulla Terra c'è una sola specie di umani. Noi, l'Homo sapiens. E siamo i signori del pianeta. Il segreto del nostro successo è l'immaginazione. Più dell'invenzione del fuoco, più dell'invenzione del ferro, persino più degli pollici opponibili. Noi, l'Homo sapiens, i signori del pianeta, i segreti del nostro successo è l'immaginazione. Siamo gli unici animali che possono parlare di cose che non esistono o che esistono soltanto nella nostra immaginazione, come divinità, nazioni, leggi, soldi. Non riuscirete mai a convincere uno scimpanzé a darvi una banana promettendogli che nel paradiso delle scimmie, dopo la morte, avrà tutte le banane che vuole. Solo l'Homo sapiens crede a queste storie. Le nostre fantasie collettive riguardo le nazioni, il denaro, la giustizia, ci hanno consentito, unici fra tutti gli animali, di cooperare a miliardi. È per questo che dominiamo il mondo. Mentre gli scimpanzé sono chiusi negli zoo e nei laboratori di ricerca. Ecco, questo è quello che ci dice Harari. Harari ci dice che sostanzialmente per fare questo, per creare questa collettività, noi abbiamo utilizzato uno strumento, le storie. La capacità di raccontare storie, la capacità di far credere alle persone. Le storie intorno al fuoco, da sempre. Addirittura probabilmente da qualche migliaio di anni raccontiamo storie. La cosa affascinante è che una delle prime cose che sono state trovate dagli archeologi sono i pittogrammi, sono i disegni, sono i graffiti dentro le caverne. Peraltro, piccola curiosità, c'è una studiosa, un'archeologa olandese, si chiama Petra von Petzinger, che ha scoperto una cosa affascinante, sai Stefano? Ha scoperto che ci sono 32 simboli sempre uguali che si ripetono più o meno in tutto il mondo, ok? In posti che non sono mai entrati in comunicazione l'uno con l'altro. Quindi in qualche modo esiste una sorta di canovaccio comunicativo basico, essenziale, tipico di tutte quante le organizzazioni sociali. Come se fossero degli archetipi simbolici. Sono assolutamente degli archetipi simbolici, okay. Assolutamente. Archetipi è un altro argomento che però oggi non affronteremo, ma che in qualche modo fa parte della storia. Quindi questo è un po', come posso dire, il punto di partenza. Quindi noi raccontiamo storie da sempre. Siamo abituati a raccontare storie. Siamo, il genere della narrazione di storie. Non esiste un altro genere che racconta storie, o almeno non ne abbiamo almeno le prove. E le storie hanno il potere di farsi ascoltare. Attenzione, c'è un fenomeno che ha anche un nome preciso, si chiama neural coupling, che vuol dire in qualche modo che cosa? La capacità di entrare in sintonia quando si raccontano storie. Che cosa sto intendendo con questo? Domanda sempre per tutti voi insomma, che mi state ascoltando. Quando andate a vedere un film, sapete perfettamente che quel film è pura finzione. Eppure probabilmente dentro di voi soffrite, gioite, patite per il personaggio che state seguendo, no? Dentro di voi a un certo punto probabilmente qualche volta state per dire non la fare questa cosa, perché voi avete una visione del mondo, della storia molto diversa da quella che ha il personaggio nel film. Voi vedete l'insieme che lui non vede, d'accordo? Questo elemento significa che voi state partecipando a questo gioco, anche se sapete perfettamente che è una finzione, ma in quel momento siete collegati. Attenzione,
le neuroscienze ci dicono anche, e questo è interessante per noi che abbiamo bisogno di catturare l'attenzione degli altri, che noi in realtà siamo totalmente coscienti per una percentuale veramente ridicola del nostro tempo. Una serie di studi dicono per il 2%. È banale fare questo esperimento. Provate per un attimo a fare quello che faceva Julia Roberts in Mangia, prega, ama, no? Provate a meditare per un attimo. Quindi chiudete gli occhi, state in silenzio e fermate i pensieri. Mi pare abbastanza complesso. Questo ci dice che in qualche modo le storie hanno la capacità di attirare l'attenzione. Quindi questo è un elemento significativo, un elemento importante, ma questo l'avete visto in tante altre chiacchierate. So che di storytelling Stefano ha già affrontato l'argomento in altre occasioni, in altri punti. Sì, ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora in questi webinar di iFlazio. Oh, bene. Quanto vale una storia? Ma quanto può valere una storia? Cioè, vi siete mai fatti questa domanda? E badate bene, quando andiamo a prendere il dizionario etimologico e andiamo a prendere la parola valore, in realtà ha un significato in termini semantici molto più ampio di quello economico. Io invece per un attimo vorrei parlare con voi proprio del valore economico di quello di cui stiamo parlando. Okay? Cioè voglio proprio fare un riferimento specifico. Secondo voi quanto vale una storia? Quanto può valere una storia? Una storia ben raccontata, eh? Beh, c'è qualcuno che si è divertito a cercare di capire come funzionava questa cosa. Ci sono degli scrittori che hanno fatto un esperimento, ok? Non semplicemente un'altra storia con la mela. Quella che vedete, questo oggetto, è stato insieme ad altri oggetti che trovate in una pagina che si chiama Significant Objects, se dopo magari metto un link, lo passo a Stefano. Questi scrittori avevano in testa una cosa affascinante, di dimostrare che in realtà raccontare storie ha un valore. E ripeto, non un valore semplicemente, come posso dire, aleatorio, ma un valore proprio sonante, contante, economico. Che cosa si sono inventati questi signori? Si sono inventati una cosa fantastica. È un esperimento sociale, ribadisco, fatto un po' di tempo fa. Questi signori si sono organizzati e, utilizzando eBay, hanno comprato degli oggetti. Hanno comprato questi oggetti e quindi li hanno comprati attraverso il sistema di asta, per cui hanno comprato questo torsolo di mela di legno per, credo, $1.50 e lo hanno rivenduto a $102.50. E come hanno fatto? In un modo molto carino. Hanno allegato nella pagina di vendita di eBay una storia, ma una storia intensa, importante. Faccio un esempio, in questo caso specifico la storia era di una signora che aveva la moglie molto malata, quindi anche storie strappalacrime, peraltro voglio dirvelo, se andate a leggere alcune sono particolarmente intense. E lui racconta che c'era sua moglie malata, che per darle l'impressione di aver mangiato, ogni volta che aveva finito di mangiare, gli metteva questo torso di mela o di altri frutti, come dire, per dare l'impressione che effettivamente aveva mangiato. Un giorno questa signora, stanca e infastidita da tutta questa storia, lancia questo torso di mela dalla finestra, dove questo torso di mela è caduto dopo che lei è morta, nasce un albero di mela. Morale della favola, qualcuno legge questa storia e le offerte scattano, schizzano in alto, lo vendono a $102.50. Un'altra storia che mi piace moltissimo è quella della pezza di flanella, le trovate in questo sito che poi vi segnalerò, in questa pezza di flanella, in qualche modo, cosa succede? succede che questo pezzo, questa diciamo palla di flanella, racconta sempre l'autore, un certo Luke Sante, e dice che questa pezza di flanella l'aveva portata a un amico che era in ospedale,
in fin di vita, perché gli aveva chiesto, la voleva con lui perché era la sua palletta porta fortuna, lui gliela porta, però purtroppo lui muore, lui si porta a casa la palletta, se la dimentica, un giorno questa palletta diventa pesantissima, spacca il ripiano che stava messa, spacca il pavimento, va fin nelle fondamenta del palazzo, quando la recuperano in qualche modo in maniera catartica è diventata leggerissima. Morale della favola, comprata a 50 centesimi, rivenduta a 50 dollari. Caspita, se le storie hanno un valore. Che ne pensate? Le storie ben raccontate hanno un valore. Questo è qualcosa che dobbiamo riportare. Vorrei fare una riflessione, se possibile. Vai, questa storia non solleva anche qualche, diciamo, riflessione di carattere etico? Nel senso, non è manipolatorio questo processo? Perché le storie sono evidentemente inventate, no? Quindi qual è la linea tra, come dire, la manipolazione della persona e il valore positivo della storia, invece? Allora, Tiziana, è una domanda stupenda quella che tu mi fai. Ecco, scusa Antonio. Vai, vai. Antonio, faccio anch'io una domanda e magari rispondo insieme. Certo. Sempre sul valore delle storie. Non che sia direttamente collegata, però magari ci sono delle cose che sono in comune. Allora, io ho appena finito di leggere un libro di questo Hahn, questo filosofo che scrive in tedesco. Amminciulano. Ecco, il solito Hahn sulla scomparsa dei riti. Libro stupendo. Ecco, la scomparsa dei riti perché sono scomparse le comunità. Allora, in un punto lui dice: ci dobbiamo raccontare, dobbiamo usare tante parole proprio perché le comunità non esistono più. Prima, nelle comunità tradizionali, bastava agire o dire anche solamente pochissime parole e tutta la comunità sapeva, aveva il contesto per interpretare sia quel gesto, sia quelle poche parole. Allora, adesso, sì, in una società sbrindellata, frammentata, altro che sovraffollata, dove siamo totalmente soli, nel grande web, abbiamo bisogno di parlare per spiegare le cose che nel nostro gruppo, nella nostra comunità, sarebbero eventualmente comprensibili e ora non lo sono più. Allora, Alberta, quello che tu dici è assolutamente toccante e credo molto autentico. Permettimi di partire però per un attimo e poi rispondo in realtà anche a Tiziana, perché in qualche modo credo abbiate toccato, come dire, due aspetti della stessa storia. Allora, Tiziana, tanto ti riparto rispondendo a te anche in ordine, diciamo, cronologico. Il discernimento etico, ok, è un punto di partenza. Cioè, io voglio agire il bene o voglio agire il male, è qualcosa che dipende da me, d'accordo? Noi ci occupiamo, credo in molti di noi, ci occupiamo di comunicazione. Io credo che tutti quanti voi conosciate un episodio che si usa per spiegare la comunicazione che si chiama effetto Rosenthal. Immagino che molti di voi sappiano di cosa sto parlando, credo, se non è così lo racconto. Effetto Rosenthal è anche detto effetto Pigmalione, è un esperimento fatto in una scuola materna in questo paesino, si chiamava Rosenthal, in cui cosa hanno fatto? Hanno, come dire, fatto un esperimento, hanno comunicato ai docenti, ok, che alcuni allievi erano più bravi di altri, perché avevano somministrato un test. In realtà il test non era mai stato somministrato, era una bufala, d'accordo? La cosa interessante e affascinante è che però quei ragazzi indicati come particolarmente abili in realtà hanno poi manifestato capacità superiori degli altri. Quindi dove sta la verità? Sta nel fatto che probabilmente era l'atteggiamento dei docenti che aveva portato questi ragazzi, attraverso una comunicazione non diretta ma subliminale, a lavorare in un certo modo. Ora, io credo che questo esperimento sia eticamente poco carino però per gli altri ragazzi
che non erano stati scelti, se mi posso permettere. Quindi credo che il punto di partenza, cioè l'etica, è quello che noi vogliamo agire. Questo esperimento per me è interessante, non nell'esperimento in sé, tanto è vero che fra un attimo faremo un ragionamento proprio su questo, ok? Cioè, su dove sta la possibile risposta. E voglio mettere a preparare una cosa. Io oggi non sono qui con l'intento e l'obiettivo di darvi una soluzione. Io quello che voglio condividere con voi è uno strumento. Poi però lo strumento, come lo utilizziamo, se bene o male, se per fare bene o fare male, questo dipende assolutamente da noi. Ok? Cioè, quindi non so, Tiziano, se ho risposto alla tua domanda. Sì. Okay? Quindi attenzione, in effetti sono d'accordo con te. In questo caso specifico abbiamo raccontato un falso, però senza voler problematizzare troppo, anche quando vado al cinema sto assistendo a un falso, eppure pago il biglietto per vederlo, non so se avendo idea. Ok? Ora, attenzione, in questo caso è un esperimento sociale, d'accordo? Cioè, il mio suggerimento non è inventiamoci storie per fregare gli altri. Quello che dico però, questo lo voglio mettere a verbale, raccontiamo bene le nostre storie affinché siano efficaci, questo sì. Ok, cioè, se ci sono degli strumenti, dei presupposti che mi permettono di dire la mia verità, posto che, attenzione, mettiamola a verbale però, la mia verità è la mia verità, non è la verità assoluta, ok? Cioè, anche questo è un elemento da discutere. Esiste la verità? Esiste una realtà unica, inconfutabile, incontrovertibile? Esistono le opinioni? Dovremmo anche partire da questo. E credo, Alberta, per passare a rispondere a te, è che forse questo è uno dei grandi problemi del mondo di oggi, che noi ci siamo persi proprio le storie, se mi posso permettere. Perché oggi quello che io vedo personalmente, e lo ammetto, lo soffro anche tantissimo, è proprio la mancanza di narrazioni e che in sostanza sono affermazioni. Cioè, se noi assistiamo al dibattito anche sui social, che sono sicuramente un elemento significativo, beh, ditemi cosa ne pensate, ma quello che io vedo sono, come dire, affermazioni contrapposte. Sono, come posso dire, persone che fanno, non so se vi ricordate una vecchia pubblicità della pubblicità Progresso in cui c'era uno che parlava e faceva bla 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 bla, l'altro faceva bla bla, non so se lo ricordate qualcuno di voi, eccetera. E mi sembra davvero un dialogo come quello del film Non parlarmi, non ti sento, non so se avendo idea. Cioè io credo che questo sia un elemento importante. Peraltro in relazione a Bill Chulan, che è un pensatore molto interessante, grazie per averlo citato, e il libro in particolare che tu hai citato è bellissimo secondo me, però è anche vero che lui è un provocatore, questo possiamo metterlo a verbale, Alberta, cioè la sua è una visione del mondo interessantissima e che io trovo in gran parte condivisibile, e però il rito è sostanziale, e permettimi anche di dire che uno dei libri a cui credo siamo tutti affezionati in qualche modo, Il Piccolo Principe, ok, è un libro che parla di rito, cioè che parla del rito di passaggio in particolare, ok? Quindi mi trovo a condividere con te, e per quello però, Alberta, e quindi dammi anche il tuo feedback per cortesia, che all'inizio della nostra chiacchierata io ho preferito usare un'altra parola, che è narratologia, ok? Non tanto lo storytelling, perché lo storytelling sta diventando un pochettino un'ulteriore panacea per andare a risolvere una serie di problemi. Cioè, non c'è l'attenzione delle persone, non posso più usare guerriglia, non posso più usare, come posso dire, la persuasione, magari PNL, Bayesian, eccetera, eccetera, beh, allora uso le storie. No, non è così. Non deve essere così. O meglio, non deve per forza essere così. Ok? Però mi piacerebbe anche mettere a verbale che le parole sono dannatamente importanti. Cioè, un altro filosofo a cui io sono particolarmente affezionato, peraltro legato alla parola etica, io, Stefano lo sa perché ne ho parlato in uno dei miei talk sul mio canale, è Fernando Savater, che ha scritto un libro bellissimo che io consiglio a tutti di leggere, io lo regalo a tutti i miei allievi, è Etica per un figlio. Okay? Che cos'è? Il tentativo di un filosofo di spiegare un concetto complesso come l'etica, come posso dire, prima di diciamo che la cosa si complichi, in maniera piuttosto semplice. Quindi Alberto, non so se ho più o meno dato un'idea di quello che penso su questo argomento. Poi diciamo, non ho la pretesa di avere la verità, questo voglio mettere a verbale. Okay. Quindi, però penso, questo lo voglio mettere a verbale,
che il tuo interrogativo sia essenziale. Cioè, io penso che noi dobbiamo riconquistare le storie. E io prima ho messo un'immagine, l'hai vista, no? Del fuoco, perché secondo me il fuoco era l'origine primigenia del racconto delle storie, era quello che ci si raccontava a fine giornata, tra virgolette, no? Nelle vecchie comunità. Però le storie hanno anche un altro elemento importante. Per chi di voi ha studiato antropologia, io non sono un antropologo, quindi non vado oltre la citazione, però, per esempio, l'antropologia della fiaba di Prop o altre letture, altri studi, ci dicono che in qualche modo c'è una comunicazione sotterranea che non è percepita, non è compresa, che arriva in maniera sottesa, che però intende passare un messaggio, no? Voglio dire, banalizzo in maniera terribile, però, per esempio, il racconto di Biancaneve e Sette Nani è anche il racconto, come posso dire, dell'evoluzione della donna dall'età infantile all'età adulta. Ora direte che c'entra? C'entra, perché nella lettura archetipica, in qualche modo, questo svolgimento va in quel senso. Però penso che quello che diceva Alberta sia assolutamente un punto da mettere al centro del nostro ragionamento. Antonio, allora una cosa, una domanda te la faccio io, recupero anche un po' la mia dimensione da speaker radiofonico, visto che nel mio programma lunedì sera spesso faccio domande. Allora, noi stiamo parlando oggi pomeriggio di storytelling, narratologia e così via. Allora io una domanda te la faccio, perché tanto credo che poi sia interessante un po' per tutti. Alla luce anche di quelle che sono le nuove, chiamiamole, forme di comunicazione, quindi l'impatto anche in tempi di social, da Facebook a Instagram, a Twitter, a chi più ne ha più ne metta, come cambia secondo te il modo di raccontare le storie e quindi il modo di fare narrazione? Se cambia. Allora, cambia, perché ovviamente se cambiano gli strumenti, cambia anche l'utilizzo degli strumenti, quindi va messo al vale. Guarda, Stefano, in realtà provo a rispondere in qualche modo al quesito che è stato posto prima da Tiziana e a quello che stai dicendo tu, prima facendovi vedere due piccoli video, ok? Due storie. E vorrei mettere in evidenza un aspetto importante. Mi chiamo Claudio Silvestri e sono il cuoco della Nazionale del Calcio. Una gran bella responsabilità. E io devo scegliere per loro l'alimentazione più completa, giusta ed equilibrata. Al mattino non ho dubbi. Frutta, latte, pane e Nutella. E poi vedi come corrono a fare colazione. Poi finalmente faccio colazione anch'io. Sono campione del mondo. Allora, una domanda. Secondo voi, così alzata di mano, per quanti di voi quel signore che faceva il cuoco è il vero cuoco della nazionale italiana? Gabriele, per te è il vero cuoco? Guarda, non l'ho seguito con l'attenzione che avrebbe meritato per darti la risposta certamente giusta. Mi gioco che l'hanno usato veramente come testimonial. Ok. Benissimo. Però posso mettere a verbale che tutto sommato quasi non ci si crede? Assolutamente sì, perché è abbastanza finto nella sua recitazione. Forse anche perché non è un attore. Certo, anche perché non è un attore, ma perché tutta questa narrazione, non so se hai un'idea... Ok, è stereotipa, come posso dire, è vecchia concettualmente, non so se hai un'idea. Voi la Nutella la comprate perché la comprate, non perché avete visto questa pubblicità, ok? Perché la Nutella ha un legame, come posso dire, con la nostra cultura impressionante, d'accordo? Quindi, Tiziana, vi ho fatto vedere una storia vera, ma finta. Non so se avendo l'idea. Ok, ora vi faccio vedere un'altra storia e ve lo dico subito. Aspetta Antonio, ti interrompo soltanto perché Mario, tra l'altro volevo recuperare anche un commento bello di Matilde prima, ma lo farò dopo. Vai. E Mario dice, la storia è importante tanto quanto le parole che vengono utilizzate per narrarla, ma è giusto sapere se una storia è pura fantasia o tratta da una vita vissuta. Visto quello che hai detto, questo commento ci sta bene. E poi, prima di darti la parola per il prossimo video, Matilde diceva prima, il valore di una storia è strettamente collegato al portato emozionale
che riesce a sollecitare. E quindi in questo senso mi sembra che, tra virgolette, questo video che abbiamo appena visto non è che ci trasmette grande emozione, insomma, no, di vedere quel bel barattolo di Nutella che non fa mai male. Quindi. Non solo, non ve, lo faccio, non ve lo faccio vedere, Stefano, ma in realtà il sentimento comune, ok, neanche a farlo apposta, nello stesso periodo in cui usciva quello spot, era un tormentone che girava sui social, che era un ragazzino napoletano, bello cicciottello, che cantava "A me mi piace Nutella". Non so se alcuni di voi se lo ricordo, come no, ricordo. Questo lo potremmo persino chiamare contronarrazione per certi aspetti, no? Come posso dire, la narrazione reale che comunque poi trova spazio, perché Nutella non sarà mai una roba che si mangiano i calciatori della nazionale, è una roba con cui, scusatemi, mi sfondo quando sono triste, quando sono allegro, eccetera, eccetera. Non può essere la roba che si mangiano i calciatori, ok? Che c'è un concentrato di grassi e zuccheri troppo alto per centimetro quadrato per essere quello. Invece vi voglio far vedere questa storia, perché non è uno spot, ma è proprio una storia, ok? E vi invito un attimo a rifletterci. You're different. You do things your way. That's what makes you one of a kind. You don't need things. You're happy with who you are. You don't care about money. You have everything you ever wanted. You don't do it for appearances. You do it because it works. And this is not a card. This is you. It's a lifestyle. A choice. Your choice. Introducing a used 1996 Honda Accord. A car for people who have life figured out and just need a way to get somewhere. Luxury is a state of mind. Allora, che cosa abbiamo visto? Magari non era così chiaro, quindi cerco di dare degli elementi per inquadrarlo meglio. È uno spot, ok, per vendere una macchina usata. D'accordo? La macchina usata della fidanzata del regista che l'ha fatta. Ora, quanto è credibile questa storia? È credibile. Direi abbastanza. La storia è vera, corretta. La protagonista non è la protagonista vera della storia. Ok? Cioè, ora la domanda che ci dobbiamo porre è corretto? Non è corretto? In termini di risultati, io vi dico che questo tizio ha venduto una macchina che probabilmente sull'autoruote americano avrebbe avuto un valore X e l'avrebbe venduta a quel valore X. Ovviamente ha scatenato un'asta e in qualche modo ha ingenerato un valore molto più alto. Ma non è questo l'elemento che mi interessa in questo caso specifico. Quello che mi interessa è questa storia è più veritiera di quella di prima, di quella della Nutella, o no? Che ne pensate? Cioè, e arriva molto di più all'anima dall'altra parte. Non so cosa ne pensano Tiziana e Alberta, per esempio. Sono curioso di avere il vostro parere. No, allora... a me no. A me ha dato molto fastidio il fatto di vedere la persona che beveva, faceva altre cose. Stavo dicendo, adesso va fuori strada. Cioè, ho pensato a un andare volutamente oltre il limite, una cosa molto, come dire, superba. Ecco, okay. Molto superba. Alberta, però mettiamo per bene una cosa importante. Le storie all'interno, come posso dire, dell'utilizzo, chiamiamolo così, persuasivo, ecco, mettiamolo in questi termini, debbono anche essere adatte al pubblico che le deve leggere, ok? Le storie non sono universali, questo dobbiamo metterlo a verbale. Alcune storie sono universali, d'accordo? E quindi, però, le storie dobbiamo orientarle a chi le deve ascoltare, quindi sono costruite per il proprio pubblico. Certo, quando non capisco una storia mi dico, non ero nel target. Ma guarda, il target è una parola che non sopporto, pur occupandomi di marketing. Mettiamola così, c'è un'altra parola e che sembra di giocare con le parole, ma mi piace molto di più. Non ero la persona,
ok, a cui era destinato quella storia, più che il target. No, perché il target, perdonami, sai cosa c'è? Cioè, il target è una roba in cui si dice persone dal reddito XY che abitano in quel paese XY, che guardano quel tipo di spettacoli. In realtà non esiste più il target, ma non perché lo dico io, ma perché lo dice la realtà. Come posso dire, lo dice il fatto che ognuno di noi oggi segue i canali che gli pare, eccetera. C'è l'amministratore delegato di una grande azienda che diceva: quando guardo ai miei clienti mi rendo conto che l'unica cosa che hanno in comune è che sono miei clienti. Ok, quindi non hanno niente in comune fra di loro, cioè non sono riconducibili a un target, ecco, mettiamola così. Però sicuramente è chiaro che è un messaggio che io voglio mandare a un gruppo di scienziati con tre lauree un percorso di ricerca, non può essere lo stesso che io organizzo per un gruppo di pensionati, non lo so, di un paese in cui non sono mai stati pubblicati libri. È anche una questione, secondo me, proprio di rispetto del pubblico a cui stiamo mandando un messaggio. Ok, a me questa è la mia, ripeto, la visione delle cose. Quindi, Stefano, per rispondere anche alla tua domanda, no? Sì. Cioè, la mia idea è, in realtà, è complesso e non c'è una risposta netta a quello che tu mi stai chiedendo. Il problema è che raccontare storie significa in qualche modo partire da un passo prima, ok? E ci stavo tra l'altro per arrivare, oltretutto. Quindi state in qualche modo spoilerando le domande prima che io affronti gli argomenti, per cui ci arrivo fra un attimo, ok?